Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam da Prabhupada Deshpande Bhakti Retreat. Se non siete già qua, venite tutti. Om Agyante Mrandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Mahaprabhu stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitangsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priyaye Panchakalpaturbhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satanane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam, oggi domenica. Buona domenica a tutti. Siamo sempre al secondo canto, secondo capitolo, il Signore che risiede nel cuore. Siamo verso 18. Param padam Vaishnava Vaishnava mamanantita yanneti neti tyataduti utsi shrikshavaha isricha dauratmyam ananya sauridam ridopa guyarha padam pade pade parang Vaishnavam amanantita yanneti neti tyatad utsi shrikak Utsrikshavaha Visrija Dauratmyam Ananya Saurida Ridhopaguryarha Padam Pade Pade Param Suprema Padam la situazione Vaishnavam in relazione con la persona divina Amananti essi sanno tat ciò yatke naiti non questo, naiti non quello, iti così, atat senza Dio, utsis rikshavaha, coloro che desiderano evitare, visrigya abbandonando completamente, dauratmyam perplessità, ananya in modo assoluto, sauridaha con buona volontà, vida upaguya guya, prendendoli nel cuore, arha, ciò che è soltanto degno di adorazione. Padam, piedi di loto, pade, pade, in ogni momento. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada Ki Jai. Gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo, naturalmente, perché conoscono la destinazione suprema, dove tutto è in relazione col Signore Supremo, Vishnu. Così il puro devoto, in armonia assoluta col Signore,
non è fonte di confusione per nessuno, ma adora in ogni istante i piedi di loto del Signore, tenendoli nel proprio cuore. Un'altra descrizione di un puro devoto. Sono tante descrizioni. Spiegazione. Nella Bhagavad Gita le parole Madham, il mio regno, ricorrono spesso. E possiamo capire alla luce degli insegnamenti del Signore Supremo, Sri Krishna, che esiste un mondo spirituale infinito, popolato da pianeti chiamati Vaikunta, che sono altrettante dimore della Persona Suprema. In questo mondo, che è molto lontano, al di là dell'universo materiale e delle sue sette coperture, non c'è bisogno del sole, della luna o della luce elettrica per illuminare, perché i pianeti vi proiettano la loro propria luce, che è più splendente ancora di quella dei soli materiali. Questa è la notizia più ispirante, più bello, che c'è un mondo spirituale, c'è un mondo al di là di questo mondo materiale, non c'è solo questo mondo materiale. Perché tante persone pensano che è questa la vita, c'è tutto qua, non hanno informazione che esiste una realtà ben diversa, infinitamente bello e ispirante, ma più lontano da questi mondi materiali. E lo Srimad Bhagavatam ci spiega come andare là, come tornare là, che di origine siamo da là e come tornare, che ci dà speranza, perché se guardi questo mondo e pensi c'è solo questo, non c'è molta speranza, non c'è molta ispirazione. I puri devoti vivono in armonia assoluta col Signore Supremo. Cioè pensano sempre al Signore come al sole amico, come al solo amico e benefattore da cui possono dipendere completamente. Non portano la loro, perché tutti cerchiamo un amico a cui possiamo dipendere, un parente, un amico, un compagno che possiamo dipendere completamente e che ci dà un rifugio, ci protegge, e questo è Krishna. Dio. Non portano la loro. Proviamo a leggere dalle finestre qua. Qui non copre bene. Tengo in mano. Il maestro di questo non portano la loro attenzione, i puri devoti, su nessun creatore di questo mondo, nemmeno su Brahma, il maestro di questo universo. In realtà essi sono gli unici ad avere una visione chiara dei pianeti Vaikuntha. Questi puri devoti, perfettamente guidati dal Signore Supremo, non creano alcuna confusione in materia di comprensione spirituale, perché non perdono tempo in discussioni inutili su ciò che è Brahman e su ciò che non lo è, o Maya. Non si identificano falsamente col Signore. Non mettono in discussione l'esistenza personale del Signore, non negano l'esistenza di Dio, non credono che gli esseri viventi siano Dio, o che quando Dio scende in questo mondo debba rivestirsi di un corpo materiale. Queste sono tutte le cose che un puro devoto non ci pensa, non esiste. Che siamo noi Dio, o Dio diventa come noi, prende un corpo materiale. Queste cose un puro devoto non pensa in questo modo. Non si interessano nemmeno nelle diverse teorie speculative, una più oscura dell'altra, che rappresentano grandi ostacoli sulla via della comprensione spirituale. Siamo interessati a quello che c'è scritto nelle scritture autentiche. Oltre alle diverse categorie di impersonalisti o non devoti, esistono
altre categorie di persone che si dicono devote del Signore, ma che nutrono nel cuore il desiderio di raggiungere la liberazione fondendosi nel Brahman impersonale, che non vogliono rendersi a Dio la persona suprema. Vogliono diventare uno con Dio, non servitori di Dio. Essi inventano il proprio servizio di devozione che non ha nulla di autentico, vivendo in modo corrotto e confondono le persone di animo semplice e i dissoluti come loro. Secondo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, tutti questi non devoti e depravati sono Duratma, anime perverse travestiti da Mahatma, grandi anime, e sono completamente esclusi dal numero degli spiritualisti secondo i criteri che Shukadeva Goswami stabilisce in questo verso. Deve avere queste qualità descritte in questo verso, se no non è un devoto, anche se fa finta, potrebbe sembrare, ma non sono devoti. I pianeti Vaikuntha sono dunque la dimora suprema, chiamata Parampadam. Anche la luce impersonale del Brahmajyoti è chiamata Parampadam, perché costituisce la radiosità dei pianeti Vaikuntha, come i raggi che emanano dal Sole. La Bhagavad Gita 14.27 afferma chiaramente che il Brahmajyoti impersonale ha origine dalla persona di Dio. Non è che Dio prende una forma che viene dal impersonale o l'energia di Dio, ma è contrario. Dio è la persona suprema, le origini di tutto, e le Brahmajyoti che sono l'energia che emana, le fulgenze che emana dal corpo del Signore, emana da una persona, non contrario, quelle che pensano tanti, specialmente in India, che queste forme sono forme che prende l'energia impersonale di Dio, ma in origine impersonale. No, questo è sempre dovuto all'invidia e al desiderio di non arrendersi a una persona suprema, invece di diventare uno. In fondo il desiderio di essere noi Dio, o l'ateismo che non c'è Dio supremo. La Bhagavad Gita 14.27 afferma chiaramente che il Brahmajyoti impersonale ha origine dalla persona di Dio, e poiché ogni cosa deriva direttamente o indirettamente dal Brahmajyoti, si può capire facilmente che tutto ciò che esiste proviene dal Signore, riposa su di Lui e dopo l'annientamento delle creazioni materiali rientra in Lui soltanto. Di conseguenza nulla è indipendente da Lui. E questo è il punto. Un puro devoto del Signore non spreca neppure un istante del suo tempo prezioso per distinguere il Brahman dal non Brahman, perché sa perfettamente che il Signore, Parabrahman, è in relazione con ogni cosa attraverso il Brahman, che rappresenta la sua potenza. Perciò il devoto vede ogni cosa come la proprietà del Signore, che tutto emana da lui, tutta sua proprietà. Il devoto si sforza di usare ogni cosa al servizio del Signore e non crea alcun problema, perché non cerca inutilmente di dominare le creazioni del Signore, come fanno tutti quelli che vivono in questo mondo materiale, a parte i devoti, puri devoti, pensa di controllare, godere e sfruttare l'energia di Dio, l'energia materiale, e invece il devoto vede tutto questo è proprietà e l'energia di Dio e deve essere utilizzata nel suo servizio.
Egli ha una fede così grande che impegna tutto se stesso e tutto ciò che lo circonda nel servizio d'amore assoluto al Signore. Il devoto vede il Signore in ogni cosa e ogni cosa nel Signore. Al contrario, il Duratma, l'anima perversa, non smette mai di creare confusione, sostenendo che la forma trascendentale del Signore è una manifestazione materiale. Così crea delusione e senza speranza, pensa che non c'è rifugio, non c'è Dio, c'è solo materia. Che è la cosa più depressing, che causa più tristezza che c'è. E perché vogliono pensare che c'è solo materia, e così noi siamo i più esperti scienziati a controllare e manipolare la materia, così dovrebbe tutti adorare noi, come proposto costantemente. E la scienza, secondo la scienza, secondo la scienza, perché vogliono mostrare come chi controlla e manipola la materia. E poi vediamo che sì, possono prevedere il tempo, ma non possono fare niente. Sì, sta arrivando un uragano, sì, ma riescono a fermarlo o a fare qualcosa? No. Allora, che controllori sono? Piccoli insignificanti. Perché il vero controllore è Dio, la persona suprema. Ok. Se 19 leggiamo ancora uno perché è un edificio che sta tenendo con la mano. Domani trovo in posizione più che si funzioni meglio. Allora, verso 19. Con la forza della conoscenza sperimentata occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale a livello assoluto e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dall'aria e attraverso cui fiorescono le feci. Puoi elevare il soffio vitale da un punto all'altro attraverso i sei centri principali, chakra, famoso chakra. Portare su questa descrizione di un vero yogi che è in grado di portare le aree vitali gradualmente tappando i buchi sotto, elevando le aree vitali per poter uscire l'anima, può uscire dal corpo dall'alto. E direzionarsi verso il mondo spirituale. Spiegazione di Srila Prabhupada. Molti Duratma pretendono di aver realizzato la propria identità di Brahman, ma sono incapaci di vincere i desideri materiali. Non può dire di essere puro spiritualista se ha ancora desideri materiali. Si può servire due maestri, due padroni. La Bhagavad Gita 18.54 spiega chiaramente che l'anima perfettamente realizzata si distacca completamente da tutti i desideri materiali. Questi desideri hanno origine dal falso ego dell'essere individuale e si manifestano nel tentativo vano e puerile di dominare le leggi della natura materiale. E nel desiderio di sfruttare le risorse offerte dai cinque elementi fondamentali. Questa mentalità conduce l'uomo ad avere fede, conduce l'uomo di creare il caos che hanno creato, distrugge la natura, distrugge tutti i beni della natura, cercando di sfruttarli. Questa mentalità conduce l'uomo ad avere fede nella potenza della scienza materiale, come oggi, con la sua scoperta delle energie nucleari e con i suoi viaggi interplanetari sui veicoli meccanici, per
Queste misere imprese delle scienze materiali spingono le persone dominate dal falso ego a sfidare persino le potenze del Signore Supremo, che può annientare in meno di un secondo tutti gli sforzi insignificanti dell'uomo. Come vediamo, quando c'è un uragano, c'è un vulcano, un terremoto, tutto. Un attimo mi spazzo via tutto. Fuoco. Invece, l'anima ben situata, realizzata nel Brahman, sa perfettamente che il Brahman Supremo, il Signore Sovrano, è l'Onnipotente Vasudeva, il tutto di cui essa stessa rappresenta un frammento infinitesimale, e comprende che la sua posizione naturale ed eterna consiste nel collaborare col Signore sotto ogni aspetto nell'ambito delle relazioni trascendentali che li unisce come servitore e servito. L'anima così realizzata cessa ogni sforzo che miri a dominare in modo pretenzioso la natura materiale. Conoscendo bene la vera natura delle cose, si impegna completamente a servire il Signore con fedeltà e devozione. Lo yogi esperto che ha perfezionato la pratica del controllo del soffio vitale, secondo il metodo prescritto dallo yoga, pranayama, deve lasciare il corpo in un modo molto preciso. Deve prima ostruire l'ano con il talone e poi fare salire progressivamente il soffio vitale da un punto all'altro attraverso sei parti del corpo: l'ombelico, l'addome, il cuore, il petto, il palato, la sopracciglia e infine l'orifizio che si trova alla sommità del cranio. Il controllo del soffio vitale qui descritto, praticato dallo yogi, è puramente meccanico e la sua pratica consiste più o meno in uno sforzo fisico per raggiungere la perfezione spirituale. Nei tempi antichi questa pratica era molto comune tra gli spiritualisti perché le condizioni di vita e la natura degli uomini erano favorevoli, ma oggi con l'influenza nefasta dell'età di Kali, nessuno è in grado di compiere questi esercizi fisici. Ai nostri giorni si può concentrare la mente con maggior facilità cantando il santo nome del Signore e i risultati ottenuti con questi metodi sono più concreti di quelli ottenuti col controllo interno del soffio vitale. In altre parole, questi sistemi di scritto non sono possibili in quest'era. L'unico processo è il canto del Santo Nome. Hare Krishna, io finisco qua, che non ce la faccio più con le braccia. Domani mi organizzo meglio, adesso so dove prendi i beni in questa stanza. Hare Krishna, buona domenica e spero di vedervi qui al Bhakti Riti a Prabhupada Desh. Hare Krishna.